Escuchábamos el himno de España, las notas del himno nacional ya en el estadio Valdiria Leu, sonando para un día muy muy especial, para el debut de la selección española sub-20, primera vez que una selección española en categorías inferiores se enfrenta en un partido y también primera vez que lo hacen las italianas con una selección sub-20 que han montado a través de un combinado sub-18 que lleva ya más de un año jugando. Habíamos preparado sorteo de campo, habíamos preparado entrevistas, no nos va a dar tiempo a enseñárselo ahora, lo veremos al descanso, pero vamos a ver si podemos ver las alineaciones para contarles un poquito las jugadoras que van a estar hoy sobre el terreno de juego aquí en el Valdiria Leu, celebrando también estos 100 años de la Federación Española de Rugby, del rugby español. Ahí lo tenemos, este enfrentamiento España-Italia con sabor casi casi a seis naciones. Lorena Martínez, ahí la tenemos. Escuchamos también a la colegiada, lista para dar el pitido inicial y que comience este encuentro entre Italia sub-20 y España sub-20. Histórico, como decimos, primera vez que la selección femenina va a jugar con un combinado de jugadoras en categorías inferiores. Ya abre el balón Alba Alpín para su delantera, chocando duro. De momento bien las españolas. Benvenuti allo stadio al Valdiria Leu di Barcellona dell'Unione Esportiva Santa Boiana. Doppio confronto italo-spagnolo a casa di questa formazione spagnola. Appunto, tra pochi istanti l'inizio già della sfida contro le due formazioni under 20. A seguire alle 17 si affronteranno, a distanza di un paio d'anni dall'ultimo confronto di Parma che regalò alle azzurre il pass per la Coppa del Mondo in Nuova Zelanda, le due compagini maggiori. È il primo test ufficiale per le due squadre, le selezioni under 20 giovanili, maglia gialla la Spagna, classica invece divisa azzurra per le nostre ragazze. E vediamo anche un attimo di capire le formazioni, con l'Italia che schiera ad estremo Giulia Zalocco delle Spartan Queens Montegranaro, alle ali ci sono Rubina Grassi del Parabiago e Martina Busana del Feltre, i centri sono Sofia Catellani del Colorno e Arigash Pellizzon del Benetton Treviso, in mediana Nicole Mastrangelo della Capitolina con Alice Wisman del Valsugana. In terza linea Elena Erichiello Capitolina, anche della Capitolina Francesca Andreoli, mentre Luna Sacchi è del CUS Torino. In seconda Alessandra Frangipani della Villorba, Alessia della Sala delle Rebels Vicenza, Gaia Dosi del Colorno, Silvia Fent Feltre e sempre del Colorno anche Anna Carnevali per quanto riguarda la prima linea. Spagna che risponde invece con estremo Abril Camacho, alle ali Garasi Isaghirre e Martina Marquez, Blanca Ruiz e Sara Rodriguez sono i centri, Esther Moraleda con Alba Alpin in mediana, Paola Canales, Rossio Rodera e Marina Rodriguez in terza linea, Sara Martori, Beatriz Rivera in seconda, Edera Garcia, Lucia Guerra e Gemma Silva per la prima linea. Andiamo però a vedere un po' già questa partita con un pallone che va a terra ma viene recuperato da Sara Martori, ancora Alpin, pallone mal trasmesso e recuperato abilmente ora dalle azzurre per un attimo, però di nuovo palla che emerge lato spagnolo, possibilità di calcio allora per il mediano di mischia Alba Alpin, buona copertura ora da parte di Giulia Zalocco che prova a recuperare un po' di spazio, rack per le azzurre ancora organizzato ora da Nicole Mastrangelo, palla che va a terra mal controllata da Gaia Dosi che riesce comunque a recuperare. Arbitro dell'incontro è Lorena Martinez della Federazione Spagnola. Il calcio di Mastrangelo, il box coperto da Alpin che prova ora a contrattaccare con l'estremo Camacho. Le squadre giocheranno su due tempi da 35 minuti questa sfida. Il tentativo di calcio a seguire di Blanca Ruiz, c'è la copertura azzurra, parte dell'ala Martina Busana del Feltre, una delle tante ragazze del Feltre che si stanno mettendo in luce nei tornei giovanili con la squadra bellunese nel comitato regionale Veneto. Mastrangelo all'apertura verso il calcio di Wisman, il pallone che è ancora destinato a rimanere in campo, il tentativo di contrattacco ancora con Ruiz da parte della Spagna, si inserisce molto bene il primo centro spagnolo, il riciclo all'interno su Moraleda, arriva il placcaggio di Arigash Pellizzon,
C'è un vantaggio per la formazione iberica ora a 5 metri dalla linea di meta azzurra. Ancora una carica con Martori. Pallone sempre a disposizione della Spagna, che prova ora ad allargare sempre con il vantaggio e quindi la possibilità di una giocata gratuita con l'ala numero 11 Martina Marquez, che si libera e marca la prima meta dell'incontro dopo circa 5 minuti, poco dopo i 4 minuti sul cronometro. La prima meta quindi è spagnola, marcata da Martina Marquez, numero 11 della formazione di casa, che gioca queste due sfide anche come festeggiamento del centenario della federazione, quello che è naturalmente pure il bicentenario della nascita del gioco del rugby, portato da William Webb Ellis proprio nella scuola inglese omonima, tentativo di trasformazione che sarà affidato a Esther Moraleda, una delle due sorelle, con Carla che è in panchina. Allora, dopo la trasformazione magari vi daremo anche lettura delle panchine. Oggi si gioca con una partita che di fatto non dà il cap di presenza anche per quanto riguarda le nazionali maggiori, quindi liste aperte più libere. Spagna porta un totale di 24 giocatrici, mentre sono addirittura 26 quelle dell'Italia. Possibilità quindi di trasformazione per raggiungere i due punti da parte spagnola. Buon calcio, ma non c'è sufficiente potenza. Allora si rimane sul 5-0 per la squadra di casa. Vi dicevo delle panchine: la Spagna ha Araceli Baena, Carla Moraleda, Samantha Correa, Agueda Pisa, Ariadna Antonio, Ariane Torrente Gui e Carmen Miranda, Natalia Gomez e Jade Carduat. Mentre per l'Italia, Angelica Cittadini della Capitolina, Susanna Logoteta del CUS Milano, Emma Dalio del Valsugana, Ilenia Marcheggiani delle Spartan Queens del Montegranaro, Francesca Celli del Feltre, Laura Timpu dei Lupi Frascati, Michaela Pirpliu del Rovato, Masha Jelic delle Spartan Queens del Montegranaro, Nadia 5, Amatori Napoli, Matilde Romersa del Colorno e Erika Campigotto sempre del Feltre. Un problema intanto fisico per Blanca Ruiz, protagonista assoluta nell'azione precedente, quando era riuscita ad insinuarsi nella difesa azzurra per poi dare il riciclo all'interno per Esther Moraleda sul placcaggio di Arega Spellizzon. Tutto a posto comunque anche per la giocatrice di casa, si può ripartire con il calcio d'invio che sarà affidato ad Alice Wiesmann, qualcosa da chiarire tra arbitro e giocatrice azzurre. Alice Wiesmann allora per il calcio, per ripartire sul 5-0 per la Spagna in questo che vi ricordo è il primo match di fatto della storia della nostra nazionale under 20 neonata. Una presa da parte spagnola, allora Alpin prova a giocare con le avanti servendo Eder Garcia. Ancora la possibilità di muovere con Alpin il piede ora per Esther Moraleda, che trova un ottimo touche. Lancio sarà comunque azzurro affidato a Silvia Fent del Feltre. Alle 17, come detto, si disputerà poi la sfida tra le prime squadre di queste due nazionali. Un match che si è già disputato 15 volte nella storia. Avremo sicuramente poi modo di parlarne alle 17. Touche ridotta scelta dalle azzurre. Vediamo quale sarà la giocata per la squadra allenata da Diego Saccal, livornese, classe 81, ex centro del Livorno, cresciuto proprio in Toscana ma anche con un'esperienza nelle giovanili al Benetton Treviso, poi tanto campionato italiano con Gran Parma, Capitolina e Viadana, è stato anche azzurro numero 552, un cap nel 2003, Italia-Irlanda, in precedenza tante Italia A e 7, oltre a test non ufficiali. Poi la carriera da allenatore nella sua Livorno, prima di diventare allenatore dell'Italia 7 e dell'Under 18 femminile. Di fatto è poi convogliata anche in questa nazionale Under 20. L'Under 18 continua naturalmente la propria preparazione. Il 23 febbraio prossimo c'era uno stage a Biella per alcuni giorni fino a domenica 26. Un allenamento congiunto con la Lega delle Alpi, selezione regionale del sud della Francia. Palla intanto recuperata dalla Spagna, che prova ad attaccare allargando con l'estremo Camacho
C'è una mano azzurra, ma probabilmente anche un in avanti. Il vantaggio di nuovo per l'estremo spagnolo. Non arriva la chiamata arbitrale, probabilmente vantaggio considerato acquisito. Sarà lancio in touche ancora per le azzurre. Ex giocatrice anche alla guida della Spagna Under 20, si tratta di Aroa Gonzalez, 74 caps con la nazionale iberica. Ha iniziato quando aveva 17 anni, ha chiuso da capitano nel Mondiale 2017, quando la Spagna arrivò decima perdendo proprio il confronto per il nono decimo posto il 26 agosto 2017, 20-15 contro le azzurre nello storico stadio di Ravenhill di Belfast. Ex giocatrice dell'Hospitalet de Llobregat, con lei le assistenti sono Berta Garcia, mentre la manager è Cristina Iglesias, spagnola che nel mondo del rugby ha avuto una grossa rivoluzione nell'ultima annata. Avremo modo anche in questo caso di parlarne sicuramente nel corso di questa e della partita successiva. Intanto un in avanti spagnolo mischia per le azzurre quando i minuti sul cronometro sono 10 e la Spagna è sempre avanti 5-0 con la meta di Martina Marquez all'ala. Al quarto minuto andiamo a vedere come si svilupperà questa prima mischia. Sono naturalmente i primi modi anche di confrontarsi tra queste nazionali a livello internazionale, selezioni create proprio per dare un po' di possibilità di spazio a ragazze giovani prima di approdare alle prime squadre, che avranno anche questo match di preparazione importante in entrambi i casi per poter preparare al meglio l'Italia al torneo Sei Nazioni che inizierà a fine marzo, mentre per la Spagna sarà importante in chiave Rugby Euro Championship. Ancora più ravvicinato la sfida che attende le Iberiche, il torneo inizia di fatto oggi con il match tra Olanda e Svezia ad Amsterdam. La settimana prossima il debutto anche della formazione spagnola. Sei convocate da Diego Sacca per questo ritiro e sono tutte di fatto in campo. Raduno, il primo è stato a metà dicembre a Parma assieme all'Under 18. Prova a giocare le azzurre con l'inserimento di Zallocco. Palla a disposizione ora con la carica della seconda linea della Sala. Giocatrice che gioca con Vicenza ma che è cresciuta a Trento. Calcio di punizione per le azzurre. Allora la possibilità per Alice Wisman del Valsugana di andare verso la rimessa laterale. Calcio che non esce benissimo, poco guadagno territoriale per le nostre ragazze. Partite alla volta di Barcellona, proprio nella giornata di ieri, assieme alla prima squadra. Altra grande occasione di crescita, naturalmente, per loro. Il lancio per Silvia Fent del Feltre. Azzurre che attendono un attimo prima di inserirsi. Lancio davanti con il tentativo di presa da parte di Andreoli della Capitolina, recuperato in qualche modo da Fent. Allora di nuovo una carica ora con Gaia Dosi. Possibilità di muovere di nuovo da parte di Mastrangelo, decide di andare alla chiusa, una buona Veronica per mantenere il possesso palla e arriva di nuovo un calcio di punizione. Per le azzurre prova a giocare rapidamente Rubina Grassi. L'arbitro però interrompe perché non è il punto corretto. E allora Wisman può di nuovo andare verso la rimessa laterale. Con il lancio che sarà un paio di metri dentro i 22 spagnoli. Occasione adesso importante per le azzurre. Lancio ancora per Fent. Lancio di nuovo davanti a cercare questa volta Luna Sacchi del CUS Torino. La presa e poi la palla a terra con un vantaggio per le azzurre. Un in avanti spagnolo. Allora altra occasione per una mischia sui 15 metri per ragazzi in maglia blu. Spagna che naturalmente è a sua volta una nuova formazione che ha una serie di giocatrici che giocano nei vari distretti federali. Ci sono
una ragazza come Araceli Baena che gioca nella Federazione Andalusia, una anche per Castilla e León che è Beatriz Rivera, così come per la Federazione Valencia Samantha Correa. Sono invece sei le ragazze che giocano per i Paesi Baschi: Lucia Guerra, Uxer Ramirez, Ariane Torrenteghi, Karasi Izagirre e Eder Garcia, mentre il resto provengono tutte dalla Federazione Catalunya. Due giocano anche in Francia: Carmen Miranda con l'Ons Rugby e Marina Rodriguez con l'Accession Paloise. Calcio spagnolo che rimane in campo, prova il contrattacco allora Rubina Grassi. Pallone perso in avanti sul contatto, sarà una mischia spagnola. Minuti sul cronometro sono 15. La Spagna continua ad essere avanti 5-0. Si gioca molto, soprattutto nella parte centrale del campo finora. Poche occasioni d'attacco da entrambe le parti. Brave le iberiche a capitalizzare la unica di fatto occasione avuta sinora, in cui hanno trovato impreparata la difesa azzurra. Traduzione per Alba Alpin. Con le mischie che si sistemano sotto gli occhi della nostra Nicole Mastrangelo, vediamo di mischia della Capitolina. Calcio di punizione per la Spagna e l'arbitro vuole parlare un attimo con il capitano azzurro Silvia Fent per sistemare probabilmente le cose lì davanti. Il secondo calcio subito dalle azzurre da situazione di mischia. Occasione allora per la Spagna per ritornare nella metà campo azzurra. Scelgono invece di nuovo la mischia. Si sentono a questo punto molto forti. Potete vedere la notevole fisicità di Eder Garcia con la maglia numero 3 sul lato destro. Mettere in difficoltà la nostra Anna Carnevali. Una prima linea dove i due terzi azzurri fanno parte delle Furie Rosse del Colorno con Gaia Dosi sull'altro lato. Settore giovanile e una prima squadra, naturalmente quella ducale, che fanno della tradizione nel settore femminile uno dei propri punti di forza. Grande crescita anche nel maschile nelle ultime 2 stagioni. Il piede di Alpin, cercare di trovare impreparato il nostro estremo. La palla che viene recuperata da Camacho, e la Spagna adesso è pericolosissima al limite dei 22, ancora con Alpin ad aprire la carica da parte di Sara Martori. Ancora Alpin, la palla aperta ma che sfugge in avanti questa volta per la salvezza delle nostre azzurre. Quindi sarà ancora una mischia, però un altro momento di sofferenza verosimilmente per le nostre ragazze. Mischia allora, questa volta con introduzione per Nicole Mastrangelo. Rugby femminile in fortissima crescita naturalmente. E già abbiamo visto agli ultimi giochi olimpici con la vittoria neozelandese, ma anche terminato scorso anno la Coppa del Mondo, che ha visto la vittoria sempre della Nuova Zelanda in casa, la prima volta nell'emisfero australe. Il 26 marzo l'Italia debutterà allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, ormai casa delle nostre ragazze toste, contro la Francia nel torneo Sei Nazioni. L'anno scorso è arrivata al quinto posto, con 8 punti e 2 successi su Scozia e Galles. Ma a fine anno è anche prevista la nascita del nuovo torneo, il WXV, che coinvolgerà un totale di 16 nazionali divise in 3 sottocategorie. Le prime 3 delle 6 nazioni si qualificheranno alla Tier 1. Intanto, ancora una volta, la Spagna ottiene un calcio di punizione dalla mischia e decide di andare in touche con il piede di Esther Moraleda. Spagna che è undicesima nel ranking mondiale, dietro alla Scozia e subito sopra al Giappone, mentre l'Italia è di nuovo ad uno storico quinto posto. Ragazze under 20 ora costrette a giocare con un elemento in meno dopo il cartellino giallo ad Anna Carnevali, dopo il richiamo precedente dell'arbitro Lorena Martinez. Palla recuperata in qualche modo dalle azzurre, allora ci prova ad andare al piede Wiesmann. Palla che per un attimo sembrava addirittura destinata a rimanere in campo, non riesce invece nel recupero Garasi Izagirre. Il lancio sarà per le azzurre, affidato a Silvia Fent. Ora in mischia naturalmente ulteriori difficoltà con l'uscita di Anna Carnevali, che abbiamo detto deve fare
però davvero gli straordinari contro Eder Garcia, un fisico decisamente imponente per il pilone numero 3 della formazione iberica, che milita nell'Eibar, federazione dei Paesi Baschi. La buona presa da parte di Andreoli, poi il pallone però viene perso in avanti sulla raccolta di Mastrangelo, recuperato ancora una volta dalla Spagna, con una nuova possibilità di attacco ora per le ragazze in maglia gialla. Alpin ad alzare questo pallone con la carica di Gemma Silva. Di nuovo Alpin, ora tentativo di allargare sfruttando la superiorità numerica con l'ottimo cambio d'angolo di Sara Rodriguez. Arriva vicinissima, poi c'è il placcaggio azzurro, si gioca sempre su quel lato, il tentativo di calcetto a seguire, mal calibrato però da parte di Blanca Ruiz. Italia si salva in questa occasione, ancora una volta i due centri, Blanca Ruiz e Sara Rodriguez protagoniste e assolutamente molto pericolose per la difesa italiana. Doppia opzione ora, se mischia o naturalmente ripartire con il calcio, l'Italia saggiamente, anche per non essere costrette ad un cambio, sceglie di andare per il calcio di ripartenza dai 22. Campionato italiano femminile che ha subito anche una notevole modifica con la creazione del campionato di eccellenza, che ripartirà il 19 febbraio prossimo, domenica, con alcune sfide interessantissime come il derby di Milano tra Parabiago e Cus, ma anche quello al vertice tra Colorno e Villorba. È un po' la sfida, un po' passaggio di testimone tra il Benetton Treviso e il Valsugana, un po' passato e presente del rugby femminile italiano. Capitolina e Custorino completano poi il quadro in un torneo dove il Valsugana è al comando con 43 punti davanti al Colorno con 36 e il Villorba con 35, e a seguire naturalmente tutte le altre. Con un lancio per Fent ora. Possibilità di giocare ancora una volta con una touche completa per le azzurre, vedremo se sceglierà sempre di andare davanti da Andreoli. La presa arriva invece da parte di Luna Sacchi, subito allargata con il tentativo di cercare un po' di spazio con Martina Busana. Riparte subito l'Italia su questo calcio di punizione, ma non dal punto secondo l'arbitro. Allora bisogna ritornare indietro. Una Rigash Pellizzon che richiama il pallone, invita le compagne alla calma. Sarà di nuovo Alice Wiesmann ad andare al piede delle Valsu Girls, squadra patavina che negli ultimi anni ha dominato il campionato italiano, vincendo anche l'ultima edizione a Parma nella finale contro il Villorba, data da Nicola Bezzati. Arriva un cambio per le azzurre, non ancora invece, era probabilmente un cambio dettato dalla possibilità che ci fosse una mischia con l'ingresso di Angelica Cittadini al posto di Anna Carnevali dopo il cartellino giallo. Viene richiamata in panchina e l'avrete vista probabilmente per un attimo Melissa Bettoni, ex tallonatore azzurro, 76 caps, che già aveva allenato le giovanili dello Stade Rennais, ha annunciato il ritiro dell'attività internazionale ed è stata già subito cooptata per entrare nello staff delle formazioni giovanili Under 18 e Under 20, lei che aveva esordito nel 2012 con la maglia azzurra assieme a Sara Barattino e Emanuela Furlan, anche loro ritiratesi dall'attività nazionale, tutte e tre ex capitane della formazione femminile. Ancora Spagna intanto con il tentativo di trovare un po' di spazio di Paola Canales, cerca la controraccola l'Italia, riesce a recuperare palla, devono riorganizzarsi le nostre, però ottima difesa, si prova a giocare su questo lato ora con una buona carica da parte di Elena Richiello, anche lei della Capitolina. Aregar Spellizzon riparte lì vicino in un ruolo proprio non abituale per la ragazza del Benetton Treviso, cresciuta in ghirada guardando le gesta e gli sprint lungo la fascia del fratello Zaudene, e poi appassionatasi anche lei alla palla ovale fino a diventare un punto di forza ora delle Red Panthers Benetton Treviso. Uno degli elementi su cui puntare per il rilancio di una formazione storica del
rugby nostrano, che con il Riviera ha fatto per lunghi anni la storia del campionato, alternandosi nelle vittorie finali. Ancora un calcio di punizione, però attenzione alla disciplina per la squadra di Sacca. Lancio in touche affidato a Lucia Guerra, va lunga, non l'ha presa e poi il pallone subito trasmesso ad Alpin. Provano a mandare dentro tutta la fisicità di Paola Canales. Tentativo di calcio ora da parte di Silva, palla che esce e il lancio sarà ancora una volta per l'Italia, che però adesso sta faticando ad uscire dalla propria metà campo. A 10 minuti dalla fine di questo primo tempo, questo splendido giorno allo stadio Baldiri Aleu di Barcellona, come detto casa dell'Unione Sportiva Santa Boiana. Nota di festa naturalmente per il rugby spagnolo, che come detto festeggia il proprio centenario. Buono lancio, buono la presa anche di Richiello. Pellizzon dietro con Wiesmann, la finta, poi preferisce mantenere il possesso. Si va a terra con ancora Mastrangelo a reclamare palla e a provare a mettere in movimento le avanti con la carica di Alessia Della Sala. Palla che in qualche modo arriva al largo, ma mal controllata, recuperata dalla Spagna. L'arbitro però aveva concesso un vantaggio alle azzurre. Si ritorna sul punto precedente per il calcio di punizione. La squadra ospite. Palla che sarà nuovamente calciata dalle azzurre. Vedremo se si riuscirà a trovare una touche. Palla che rimbalza ed esce poi sotto gli occhi di Martina Busana, anche lei giocatrice del Feltre. Calcio che mi è sembrato essere portato da Alessandra Frangipani, probabilmente una gittata migliore rispetto ad Alice Wiesmann. Presa adesso di Richiello, che riesce a liberarsi anche dalla pressione. Poi Mastrangelo con Wiesmann, una seconda linea d'attacco con il tentativo di inserimento di Della Sala. Palla che sfugge, viene recuperata ancora dalla Spagna. Ora una carica con Sara Martori. Alpin controlla la situazione, gioca anche lei sul lato corto con l'inserimento poi di Moraleda, che manda dentro Ruiz. Ancora un'altra tentativo di trovare un po' di spazio da parte di Paola Canales. Alpin, ancora una carica. Alpin di nuovo passaggio sotto la pressione azzurra, però in qualche modo la palla riesce ad arrivare fino a Garasi Zaghirre, che cerca un po' di spazio, poi portata a terra da Catellani, altra giocatrice del Colorno. Recupera per un attimo Aregas Pellizzone, non in maniera corretta secondo l'arbitro. Calcio di punizione ancora una volta per la Spagna, che andrà di nuovo in touche all'interno dei 22 azzurri. Partita molto sulla difensiva in questo primo tempo per la squadra di Diego Sacca, che non ha avuto grosse occasioni in attacco. Non ce ne sono state finora nemmeno da parte spagnola, ma finora è arrivata la prima meta nell'unica vera occasione da parte di Martina Marquez. Dopo 4 minuti l'Italia che è tornata finalmente in parità numerica con il ritorno in campo di Anna Carnevali. C'è un problema in fisico intanto da controllare per l'arbitro. La giocatrice spagnola è rimasta a terra su un contatto precedente. Prossimo 6 nazioni, protagoniste naturalmente anche la nostra squadra arbitrale, con Beatrice Benvenuti, Maria Pacifico, ma naturalmente anche Clara Munarini, Matteo Liperini, e c'è anche Lauren Jenner, ufficialmente neozelandese di nascita, ma tesserata con la Federazione Italiana, che saranno impegnate in diverse sfide. In Scozia Galles il 1 aprile, Beatrice Benvenuti e Maria Pacifico come assistenti. Galles Inghilterra il 15 aprile, la stessa squadra. Poi in Francia Scozia il 16, Lauren Jenner sarà l'arbitro con Clara Munarini come assistente. Irlanda e Inghilterra il 22, ancora Lauren Jenner con Beatrice Benvenuti e Maria Pacifico in una terna tutta italiana. Francia Galles il 23, Clara Munarini arbitro e Matteo Liperini TMO. Inghilterra-Francia, quello che verosimilmente sarà ancora lo show decisivo per l'aggiudicazione del titolo,
Sarà diretto il 29 aprile da Lauren Jenner, anzi scusate, come assistente vedrà Lauren Jenner, Scozia-Irlanda sempre il 29 aprile, avrà Clara Munarini come assistente e Matteo Liperini come TMO. Tempo fermo perché è necessario un cambio, rientra adesso Anna Carnevali ed esce invece con il numero 4 Alessia Della Sala con l'ingresso di Angelica Cittadini. Naturalmente è un'occasione anche per Diego Sacca per testare tutte le ragazze. Abbiamo detto le liste sono praticamente aperte in questa sfida tra le due nazionali, incrociata anche con le squadre maggiori. Cambio d'angolo ottimo di Sara Rodriguez che trova un po' di spazio. Poi Alpin di nuovo prova a mettere in movimento Esther Moraleda con qualche difficoltà nella raccolta. Spagna che sta facendo vedere tutto il proprio gioco, ma palla in questo momento recuperata dalle azzurre. Solo per un attimo, poi c'è un sealing off, si va direttamente a terra a proteggere. Il primo pallone recuperato proprio da Angelica Cittadini, giocatrice della Capitolina. E allora andrà al piede Blanca Ruiz a cercare di nuovo la rimessa laterale. La squadra spagnola che sembra anche dotata di una maggior fisicità rispetto all'Italia. Calcio che non esce anche in questo caso benissimo, però il guadagno territoriale c'è comunque e la Spagna è di nuovo nei 22. Non siamo alla mezz'ora di gioco, ultimi 5 minuti di questo primo tempo, Spagna sempre avanti 5-0. Qualche problema fisico ancora per una giocatrice, allora l'arbitro va a sincerarsi della situazione. Anche un problema di ferita sanguinante per Blanca Ruiz indicata dall'arbitro Lorena Martinez. Intanto è proprio Eder Garcia che sarebbe rimasta colpita nella giocata precedente. Vedete anche viene medicata contemporaneamente Blanca Ruiz per problema di sanguinamento. Tale che naturalmente nell'ultima Coppa del Mondo, parliamo sempre della squadra maggiore, ha ottenuto un risultato storico, la prima volta di una nazionale italiana approdata ai quarti di finale in una competizione iridata, vincendo contro gli Stati Uniti e il Giappone, perdendo nella fase gironi contro il Canada, poi sconfitte 39-3 le azzurre dalla Francia nei quarti di finale, come detto vittoria che ha sorriso la Nuova Zelanda, un po' a sorpresa in casa per la squadra di Wayne Smith. Anche lui un grande passato in Italia, in particolar modo nella marca trevigiana tra Benetton Treviso e Casale sul Sile. Vittoria sul Red Roses dell'Inghilterra che avevano dominato fino a quel punto il rugby mondiale, non solo vincendo il torneo Sei Nazioni ma anche inanellando una striscia incredibile di vittorie consecutive. Pochi giorni fa la notizia dell'addio al termine del torneo Sei Nazioni di Simon Middleton, monumento alla guida del rugby nazionale inglese. E naturalmente già si sta scatenando la corsa per la sua successione, lui che è stato alla guida anche della Gran Bretagna nel primo storico ritorno del rugby alle Olimpiadi Rio 2016, quarto posto finale. Lancio spagnolo intanto in questa touche, si può finalmente ripartire dopo le cure portate a Eder Garcia e anche a Blanca Ruiz. Lancio per Lucia Guerra. Lancio per proprio Lucia Guerra, va dietro con la presa di Sara Martori. Tentativo di molle impostato dalle spagnole che adesso mettono dentro tutto il fisico di Eder Garcia. A terra ora il pallone per Alpin e poi Moraleda, seconda linea d'attacco con inserimento ora di Camacho che ha un po' di spazio, deve arrivare a placarla il nostro estremo Giulia Zallocco. E ottimo lavoro anche delle azzurre che evidenziano il tenuto e ottengono il calcio di punizione e salvano nuovamente la propria difesa. Palla passata ora da Alice Wiesmann per andare verso la rimessa laterale. Bella linea dei tre quarti da parte delle ragazze spagnole, ma ottima anche la difesa azzurra. Sta faticando ad avere
palloni di qualità alla squadra italiana, però continua a contenere se non altro le offensive portate dalla squadra allenata da Aroa Gonzalez, come detto la giocatrice con più caps nella storia della Spagna, che sta subendo anche una fase di rivoluzione sul campo con molte ragazze che hanno dato l'addio dopo il torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo perse, dopo l'ultimo Rugby Europe Championship. Ora una squadra decisamente giovane che si sta un po' ricostruendo. Sotto la guida del nuovo tecnico Juan González, subentrato alla guida storica José Antonio Barrio, detto Junque, una carriera lunghissima dal 2010 al 2012 nel 7, poi dal 2014 nel rugby a 15, in polemica con Alfonso Fiejo, il presidente della federazione, anche lui dimissionario, il nuovo presidente è Juan Carlos Martín, e poi rientrato anche come direttore tecnico proprio dell'Under 20, José Antonio Barrio. Mischia ancora per la Spagna, siamo negli ultimi secondi di questo primo tempo, quindi verosimilmente potrebbe essere l'ultima giocata a disposizione delle Iberiche per aumentare il margine, questi 5 punti di vantaggio per ora. Fischio dell'arbitro perché vuole maggiore stabilità. Semplice reset per ora, siamo già entrati negli ultimi istanti di questo primo match, infatti controllo anche dell'arbitro, del proprio cronometro. Introduzione per Veniamo di Mischia Alba Alpin. Potrebbe essere una buona base anche perché la Mischia spagnola si è fatta sicuramente sentire in questo primo tempo, così come la linea veloce. Palla che arriva al largo ancora con un inserimento di Camacho, tenta l'offload, la palla va a terra, viene in qualche modo recuperata poi da Blanca Ruiz. A disposizione di nuovo per Alpin che cerca di mandare dentro le avanti il passaggio di Canales verso Beatrice Rivera. E l'Italia ancora una volta riesce ad evidenziare il tenuto, si salva e verosimilmente sarà un tap and kick poi da parte di Alice Wiesmann. Invece decide di calciare direttamente, quindi di continuare a giocare, ci vuole provare fino all'ultimo la nostra selezione con il lancio che sarà affidato di nuovo a Silvia Fent. Capitana di questa spedizione azzurra chiede la giocata e arrivano le indicazioni anche da parte di Elena Richiello. Cinque azzurre nel lancio, preda poi di Andreoli, palla che sfugge a Frangipani e allora di nuovo recuperata dalla Spagna con Alpin e poi il piede di Blanca Ruiz rimane sempre in campo, prova il contrattacco allora all'Italia con Martina Busana, c'è anche un vantaggio, un placcaggio alto, palla ora per Aregas Pellizzon. Cerca un po' di spazio al largo, non c'è il vantaggio, si ritorna sul punto del placcaggio alto ai danni di Martina Busana, altra giocatrice che milita nelle file del rugby Feltre, anche qui placcaggio decisamente al limite da parte di Sara Martori. Wiesmann per andare di nuovo verso la rimessa laterale. Italia che ci prova di nuovo in questi istanti finali, stiamo già giocando ben oltre il 35esimo minuto, ma naturalmente non ci sono state occasioni di interrompere il gioco. Altro lancio in touche per Silvia Fent, touche di nuovo a 5 per le azzurre che ora entrano e vanno sempre davanti, ma di nuovo uno scippo da parte spagnola. Palla che poi viene persa in avanti, occasione ancora per le azzurre che provano a recuperare. Manca il mediano di Mischia perché a recuperare il pallone era stato proprio Nicole Mastrangelo, tentativo di andare al largo, adesso probabilmente arriverà il fischio dell'arbitro. Invece continua a lasciar giocare.
nel lancio spagnolo, quindi si continua a giocare. Lancio che sarà per Lucia Guerra. È giudicato storto. Arriva adesso il duplice fischio dell'arbitro, probabilmente un problema di comunicazione con gli assistenti per capire appunto la durata dell'azione precedente. Arriva comunque il fischio, allora Spagna avanti a fine primo tempo per 5-0 grazie alla meta di Martina Marquez dopo 4 minuti. Noi ci rivediamo per il secondo parziale, in attesa naturalmente che le squadre tornino in campo, e vi ricordo sempre alle 17 la sfida tra le due nazionali maggiori di Italia e Spagna, e qui alcune delle immagini salienti con soprattutto la meta originata dal bell'inserimento di Blanca Ruiz, segnata poi da Martina Marquez, eccola qui. E allora ci vediamo proprio per i secondi 35 minuti di gioco tra Italia e Spagna in questa prima uscita Under 20 qui allo stadio Baldiri Aleu di Barcellona. Y como lo prometido es deuda, ya les comentábamos antes de empezar que habíamos grabado, teníamos preparado ese sorteo, ese coin toss entre las capitanas Rocío Rodera y Silvia Fent, así que vamos a verlo. Ahí teníamos a ambas capitanas, como les decíamos, con ese sorteo de campo. Y vamos a aprovechar que tenemos un ratito para escuchar a los entrenadores, a los head coach de ambos conjuntos. Vamos a empezar por los nuestros, por la española, Aroa González. Mi equipo lo veo contento, con muchas ganas de poder disfrutar de este partido, darlo todo. Ha sido una concentración un poco corta para mi gusto y complicada por muchos motivos, pero bueno, yo creo que el equipo lo va a disputar. La verdad es que yo veo un rival muy potente. A priori es, digamos, que en los despachos es superior a nosotras. No por nada, sino porque lleva mucho más tiempo de entrenamiento, de concentración. Llevan más tiempo trabajando con este grupo. Nosotras hace 3 días, desde el miércoles por la tarde, muchos conceptos que interiorizar, que enseñar. Pero bueno, al final es un partido histórico, tanto para las italianas como para las españolas. Para las italianas, ya aún, a pesar de que llevan trabajando con este grupo, como ya he dicho, tiempo, pero creo que es su primer partido como selección oficial, aunque sea un partido amistoso. Y para las españolas, pues histórico, porque es la primera vez que se inicia ya una concentración sub-20, y es lo que nos tiene que durar en el tiempo.
Las palabras de Aroa González, la seleccionadora de las Leonas sub-20, y ahora vamos a escuchar al seleccionador italiano Diego Sacha. Per noi è un piacere e sicuramente una buona opportunità venire a fare questo test in Spagna. La nostra è una squadra giovane, sono tutte ragazze del 2004 con alcune 2003 che stanno facendo un percorso rivolto quello alla loro crescita, rivolto alla loro formazione, quindi questa è una, sicuramente un'esperienza che porta vissuto in rapporto a una competizione, una delle prime partite che questa squadra affronta, quindi sicuramente nel 2023, per dare un inizio. Sappiamo che la Spagna comunque ha un movimento femminile buono, cioè una buona competizione con l'Italia, quindi viviamo questa opportunità non tanto in rapporto sicuramente al risultato, ma più che altro per essere coerenti con quella che è la nostra prestazione, per vedere il lavoro che è stato fatto nel passato e per mettere le basi del lavoro futuro. Y estamos contando un partido histórico. Ya lo hemos dicho varias veces, la primera vez que una selección española sub-20 se enfrenta en un partido internacional, también es el primero para Italia sub-20, el primero por tanto para ambas selecciones y en un marco. Squadre di nuovo in campo per il secondo tempo di questa sfida storica tra Spagna e Italia allo stadio Baldiri Aleu di Barcellona, sfida storica perché si tratta del primo confronto di sempre per le formazioni under 20 di queste due squadre e serve anche, come già detto, per celebrare il centenario della Federazione Spagnola. Spagna avanti 5-0 dopo i primi 35 minuti di gioco grazie alla meta di Martina Marquez dopo 4 minuti. Ora tutto pronto per il secondo tempo, anche una buona cornice di pubblico a Barcellona. Una buona tecnica anche da parte di Melissa Bettoni nel calcio. Questo pallone l'avete vista poco fa sullo sfondo, lei che è diventata assistente per la nazionale Under 20. Tutto pronto allora per il calcio d'inizio di questo secondo tempo che sarà affidato alla Spagna al piede di Esther Moraleda alle 17, ve lo ricordo ancora, sempre in streaming sui canali ufficiali della Federazione Italiana Rugby, la possibilità di seguire la sfida internazionale tra Spagna ed Italia, questa volta tra le nazionali maggiori. Il calcio, la buona presa da parte delle azzurre, andremo anche adesso a cercare di capire se c'è stato qualche sostituzione. Già nel primo tempo abbiamo visto l'ingresso di Angelica Cittadini, vantaggio intanto per l'Italia che prova a muovere ora con Arega Spelizzon, naturalmente occasione per Diego Sacca che avrete avuto modo di sentire nell'intervista dell'intervallo, pure per provare un po' le giocatrici, è naturalmente un ottimo motivo per fare un po' di esperienza, però direi per ora che non mi sembra di vedere grossi movimenti almeno da parte azzurra rispetto al 15 iniziale. Qui arriva intanto un altro calcio di punizione per le nostre ragazze, una presa di Arega Spelizzone che però consegna a Alice Wisman del Valsugana per andare verso la rimessa laterale. Lei probabilmente l'incaricata sulle distanze, per così dire, brevi. Sarà un nuovo lancio quindi per Silvia Fente. Ora vedremo se l'Italia saprà approfittare del secondo tempo nella prima frazione più Spagna, a onor del vero. Tentativo di presa da parte di Francesca Andreoli, in qualche modo conquistata dalle azzurre. E poi ora Mastrangelo ad aprire con Wisman, manda dentro proprio Pellizzon, pallone che in qualche modo ritorna indietro e ora si riparte di nuovo da una rack con Catellani che prova ad aprire per servire Martina Busana. Ancora un tentativo di scippo da parte spagnola, ma la racca era formata e allora l'arbitro fischia per il calcio di punizione azzurro con Wisman che andrà di nuovo verso la rimessa laterale. Lancio ora molto pericoloso per le azzurre, vedremo come riusciranno a sfruttarlo le ragazze di Diego Sacca.
Cercano un lancio completo le azzurre. Si prova ad andare davanti, pallone che viene però sporcato, c'è lì in avanti da parte delle azzurre. Sarà allora una possibilità di mischia per la Spagna. Italia che deve però adesso cercare soprattutto di rimanere in questa zona di campo. Mischia allora per la Spagna, che si era fatta soprattutto sentire dal lato destro nella prima frazione di gioco. Abbiamo parlato della notevole fisicità di Eder Garcia, elemento che si è fatto sentire, che ha portato anche al cartellino giallo per Anna Carnevali. Primo reset con l'arbitro Lorena Martinez, che va a controllare dall'altro lato. I problemi continuano a essere quindi sul spazio di Eder Garcia per l'Italia, che ha provato anche con l'inserimento di Angelica Cittadini ad aumentare un po' il peso specifico. Ancora un reset, cose ancora da sistemare quindi tra le due squadre. Abbiamo parlato un po' della rivoluzione spagnola nei mesi scorsi, con i cambi di presidente e allenatore. C'era stata anche il mancato rinnovo di Angela De Panna, responsabile della performance dell'alto livello per il femminile, poi le dimissioni del vicepresidente della FER, la Federazione Rugby Spagnola, Mariola Russo, mentre l'Italia conquista calcio di punizione che prova a battere rapidamente con Mastrangelo, vicinissima alla linea di meta, scivola proprio al momento del grounding. Si riparte però con Cittadini e Italia ancora sempre vicinissima, rispedita indietro dalla difesa spagnola. Si prova a giocare alla chiusa allora con una carica, ma non arriva la meta, è probabilmente stata portata fuori in questo caso Martina Busana, che era arrivata a tutta velocità. Il replay di quanto successo riproposto dalla regia spagnola. Dicevo appunto un piccolo cambio al vertice con Mariola Russa, responsabile del settore femminile, che aveva lasciato, secondo i media spagnoli, era un cambio legato anche alla maggiore attenzione verso il Seven dopo l'arrivo come Director of Rugby dell'argentino Raúl Pérez, soprannome decisamente particolare per lui, Aspirina. Mischia intanto, però prima arriva un cambio per la Spagna, dovrebbe essere uscita la numero 14 Garasi Zaghirre. Ecco arrivare con il numero 22 quindi Carmen Miranda, una delle due giocatrici, come detto, che gioca in Francia con il Lens. Esperienza internazionale anche per lei. Spagna si gioca da quest'anno un campionato che sta crescendo a livello di spessore tecnico, come la Liga Iberdrola, che ha attratto anche giocatrici internazionali come la canadese Magali Harvey e l'irlandese Anna Caplis. State giocate 10 giornate finora, riprenderà poi il 4 marzo con l'undicesima. Si gioca con 8 squadre, le prime in classifica è la formazione del Corteva Cocos Rugby, 42 punti. Buon guadagno territoriale adesso della Spagna, il lancio sarà però per le azzurre con di nuovo Silvia Fent, capitano di giornata per la squadra di Diego Sacca. Verosimilmente ora le azzurre stanno anche giocando in favore di vento, vedremo se questo aiuterà l'inerzia del match per le nostre ragazze. Una doppia carica centrale, prima con Pellizzon e poi con Cittadini. Ora proviamo ad allargare con il pallone che va a terra, anche se controllato poi da Rubina Grassi per l'arbitro. C'è stato un passaggio in avanti nella trasmissione tra Cattellani e Grassi, atlete rispettivamente di Colorno e Parabiago. Vedo che ferma di nuovo il gioco, però questa volta un piccolo problema all'audio, cosa da sistemare allora anche per Lorena Martinez. Squadra spagnola che naturalmente
come detto, disputa lo European Championship che ha vinto dal 2013 con continuità. Arrivano intanto i cambi anche per le azzurre, pronta a entrare Laura Timpu della formazione di Frascati e anche Masha Jelic, che gioca con le Spartan Queens di Montegranaro e che soprattutto è la sorella minore di Ratko, ex mediano di mischia della nazionale giovanile e del rugby Viadana, giocatore di origini serbe che ha iniziato a giocare con il rugby Jesi e ora gioca nella selezione delle Zebre. Pronta l'introduzione per Alba Alpin. Buona adesso la mischia azzurra, poi però arriva la risposta spagnola. Pallone che esce per Moraleda e poi Ruiz che prova ad andare al piede a riportare indietro le azzurre. Costretta a recuperare metri Giulia Zallocco, estremo anche lei delle Spartan Queens Montegranaro. C'è poi un intervento irregolare in rack da parte dell'Italia, calcio di punizione per la Spagna. Con Blanca Ruiz che andrà di nuovo verso la rimessa laterale, tutto quello che serve alla Spagna per risalire il campo e per portare a sua volta adesso pressione all'Italia, che bene si stava comportando nei primi minuti di questo secondo tempo. Risultato che non cambia, sempre 5-0 per la Spagna grazie alla meta di Martina Marquez. Buon lancio, però poi arrivano le azzurre ad inserirsi con la numero 8 Elena Richiello. Pellizzon cerca di rientrare, mantiene il possesso, attende l'arrivo delle compagne per riorganizzare ora un'azione offensiva. Passaggio probabilmente anche in questo caso in avanti, recuperato comunque dalla Spagna. Prova di nuovo con Sara Martori a cercare un po' di spazio. E ora la trasmissione tra la numero 8 Paola Canales e la neoentrata Carmen Miranda. C'è anche un fuorigioco azzurro, già battuto il calcio di punizione con la Spagna vicinissima ora con il mediano di mischia Alpin nei 5 metri. Pochi metri dalla linea ora azzurra. Si riorganizzano con le avanti. Tentativo di pick and go ben controllato però dalla difesa italiana ora. Palla che esce di nuovo preda all'ala di Martina Marquez, autrice della prima meta, prima e unica meta di questo match, portata però fuori dalla buona scalata difensiva delle azzurre e dal placcaggio di Laura Timpu. Tempo ancora fermo, probabilmente sono altri cambi in arrivo. No, ancora un problema di comunicazione con le sue assistenti Jenny Lee e Miriam della Rubia per l'arbitro. Si può comunque ricominciare. 51esimo minuto, punteggio sempre di 5-0 per la Spagna. Essere rientrata intanto Alessandra Frangipani, credo proprio per Masha Jelic, quindi probabilmente un cambio per una ferita sanguinante per la seconda linea del Villorba, formazione emersa nelle ultime stagioni, in particolar modo a livello giovanile, ma anche con uno scudetto conquistato nel Seniores, guidata naturalmente dalla spinta delle grandi atlete Manuela Furlan e Sara Barattin, squadra trevigiana. Lancio dietro preda delle ragazze spagnole che provano ad impostare al largo ora un'azione d'attacco. Un pallone che viene trasmesso praticamente per tutte le tre quarti, arriva fino a Camacho per la seconda meta marcata da Abril Camacho. E Spagna che quindi va sostanzialmente a raddoppiare al 52esimo minuto con Abril Camacho l'estremo. Bella la giocata però spagnola che ha messo praticamente in movimento l'intera formazione con tutte le giocatrici che hanno toccato palla in questa trasmissione fino al largo.
qui difesa italiana che non era ben schierata, e allora ha avuto gioco semplice Abril Camacho anche a sfuggire all'ultimo disperato tentativo di placcaggio. Seconda meta allora per la Spagna, che si porta ora sul 10-0, una meta per tempo finora per le iberiche. Tentativo di trasformazione per raggiungere anche i due punti supplementari. Possibilità di andare dalla piazzola per Esther Moraleda. Tipo della Spagna che dal 2013 vince ininterrottamente la Rugby Europe Championship, dal 2016 ha subito appena tre mete. Il calcio è di una discreta potenza ma non arriva fino ai pali, allora si rimane 10-0. Domenica 19 il debutto a Barcellona contro l'Olanda per la Spagna, e poi il 25 sarà ad Alicante contro la Svezia. Lo scorso anno l'ha conquistato battendo nell'ultima sfida la Russia per 27-0. Arrivano buone notizie intanto per le azzurre, perché esce finalmente Eider Garcia, che tanti danni ha provocato. Dovrebbe entrare Samantha Correa, vedremo se sarà effettivamente così questo cambio disposto da Aroa Gonzalez. Ho sentito anche lei nell'intervallo, giocatrice con il maggior numero di caps per la Spagna, che prima del 2007 dell'ingresso dell'Italia e quindi del raggiungimento dello stesso torneo anche a livello femminile, così come già era nel maschile, disputava il Sei Nazioni, prima come detto appunto dell'ingresso dell'Italia, che nel 2019 ha raggiunto un altro storico traguardo con la guida di Andrea Di Giandomenico, del secondo posto, tre successi e un pareggio, la sola sconfitta contro le imbattibili Red Roses dell'Inghilterra, squadra guidata per 13 anni da Andrea Di Giandomenico, che ha lasciato a dicembre in eredità a Giovanni Nanni Raineri. Sarà anche per lui un debutto importante più tardi alle 17, mentre ad Andrea Di Giandomenico vanno naturalmente i nostri migliori auguri e in bocca al lupo per la sua nuova avventura alla guida dell'Under 18 maschile. Touche per la formazione azzurra adesso dopo il calcio spagnolo mal calibrato, perché il pallone era stato portato dentro e quindi si ritorna sul punto del calcio. Ancora un lancio quindi per il nostro capitano Silvia Fent, un'Italia che adesso deve cercare di recuperare la presa di Masha Jelic, che quindi è ancora in campo. Tentativo di Moll, le azzurre che avanzano bene adesso in quei pochi metri di campo, ora portate a terra dalle spagnole, cercano di riorganizzarsi, il pallone a disposizione, riparte lì vicino Mastrangelo, ancora una volta vicinissima, e c'è la meta azzurra marcata da Nicole Mastrangelo, il mediano di mischia della Capitolina, che trova i primi punti di questa partita anche per le nostre ragazze. Ottima la reazione delle ragazze di Diego Sacca, con la marcatura sull'iniziativa personale di Nicole Mastrangelo, manata anche da un ottimo driving maul. Ottima reazione azzurra quindi, e di nuovo ci si riporta a distanza di break, anzi sotto break di 5 punti adesso, con cure del caso portate la mano destra pure di Elena Richiello, probabilmente colpita duro in precedenza, mentre arriva il T per Alice Wiesmann per cercare di aggiungere i due punti supplementari. Bella meta intanto però per Nicole Mastrangelo al 56esimo minuto. La concentrazione di Alice Wiesmann della Spagna cerca di riorganizzarsi dopo il colpo subito. Parte il suo calcio, la potenza c'è, non è ben indirizzato, però si rimane 10-5. Peccato, perché ha dimostrato anche buone doti balistiche il nostro mediano di apertura del Valsugana.
mi sembra anche destinata adesso a lasciare il campo subito dopo la trasformazione. Abbiamo visto andare verso la panchina, a meno che non stesse semplicemente riportando il supporto per calciare, ma probabilmente appunto è arrivato un cambio ancora per Diego Sacca. Abbiamo detto è un'occasione per entrambe le formazioni di provare giocatrici, infatti anche la Spagna ora cambia con l'ingresso di Águeda Piz. 58 minuti sul cronometro, cambiato di nuovo il risultato, la Spagna è sempre avanti, ma adesso 10-5 con l'Italia che ha trovato la sua prima meta pochi istanti fa, grazie alla marcatura di Nicole Mastrangelo, mediano di mischia della Capitolina. Altri cambi in arrivo per la Spagna che toglie Paola Canales e rientra con il numero 2 Lucia Guerra. Un po' stile calcetto, cambi volanti tra le due formazioni. Questa amichevole internazionale, come detto, utilizzata per provare nella prima uscita di entrambe le selezioni under 20. Buona presa adesso per le azzurre che provano a ripartire. C'è tutto un campo praticamente da risalire. Dovrebbe essere entrata intanto Matilde Romersa del Colorno. Ha preso il posto proprio di Alice Wiesmann. Palla recuperata però adesso dalla Spagna. Siamo quasi all'ora di gioco. Cercano di mettere in movimento ancora con la fisicità di Beatriz Rivera. Di nuovo un tentativo di rimettere le mani sul pallone da parte delle azzurre. Ruiz allarga su Rocío Rodera. Palla ancora a disposizione. Arriva come mediano di mischia Carmen Miranda. Poi l'apertura da parte di Alpin, che si era trovata quasi fuori ruolo. Bene l'Italia però adesso ad evidenziare di nuovo il tenuto, ottenere il calcio di punizione. Sarà adesso Arega Spellizzone ad andare a cercare di trovare la touche dopo l'ingresso quindi di Matilde Romersa al posto di Alice Wiesmann. Sarà probabilmente lei incaricata del calcio, il pallone che però rimane in campo. L'Italia riesce comunque a riconquistarlo, proprio Romersa in posizione di mediano di mischia. Poi riprende il suo posto Nicole Mastrangelo. Anche Matilde Romersa, giocatrice, come detto, delle Furie Rosse del Colorno. Eccola qui. Cercano un po' di spazio, però arriva subito velocissima la pressione spagnola. C'è anche un vantaggio per le azzurre che proviamo a sfruttare con questo calcetto a seguire. L'arbitro fischia subito, ma stava quasi per arrivare velocissima Mihaela Pirpiliu, giocatrice del Rovato, provincia di Brescia. Si torna comunque sul punto precedente. C'era stata la copertura delle ragazze in maglia gialla. E allora, calcio di punizione ancora per l'Italia che può provare a ritornare nella metà campo spagnola. Cambia di nuovo la calciatrice adesso. Ma non cambia il risultato perché il pallone rimane in campo, ricalciato poi indietro di nuovo dalle spagnole. Tentativo di risalire da parte delle azzurre con Martina Busana. Poi Mastrangelo, di nuovo l'apertura verso Fent, cerca di liberarsi, si isola però, arriva l'ingresso laterale e poi anche il tenuto. Calcio di punizione allora di nuovo per la Spagna. Siamo negli ultimi 10 minuti del match, una giocatrice azzurra rimasta a terra colpita duramente nello scontro precedente. Italia che nella nazionale maggiore ha convocato 25 atlete per tre raduni che si sono tenuti il 18 e 21 dicembre a Parma, così come il 6 e 8 gennaio, sono stati i primi sotto la guida di Nanni Raineri. E poi l'ultimo dall'8 febbraio al centro di preparazione olimpica Giulio Onesti di Roma, anche in compagnia appunto delle ragazze under 20. Poi la partenza ieri per la Catalogna. Federazione che ha ribadito il proprio impegno nel settore femminile. In primis nelle parole del presidente Marzio Innocenti, ma poi anche con i nuovi contratti centralizzati, rinnovato l'impegno già dello scorso anno, 22 ragazze sotto contratto, come da indicazione dell'ultimo Consiglio federale tenutosi a Bologna il 28 gennaio. Intanto la Spagna decide di andare per i pali per riportarsi oltre break. Il piede dovrebbe andare, se non abbiamo visto male, Sara Rodriguez.
tentativo centrale, ma da buona distanza. Concentrazione della numero 13 della Spagna, Sara Rodriguez. Non ci sono né precisione né potenza. L'Italia allora può tranquillamente ripartire e si rimane sul 10-5. 9 minuti sono 63. Mi dicevo dei contratti centralizzati. Le ragazze contrattualizzate sono Beatrice Capomaggi, Alissa Dinca, Giordana Duca, Valeria Fedrighi, Giada Franco, Lucia Gai, Elisa Giordano, Francesca Granzotto, Isabella Locatelli, Veronica Madia, Gaia Mari, Saura Muzzo, Vittorio Ostuni Minuzzi, Beatrice Rigoni, Michela Sillari, Francesca Sgorbini, Sofia Stefano, Emanuela Stecca, Emma Stevanin, Sara Seie, Silvia Turani e Vittoria Vecchini. Italia che intanto prova di nuovo a risalire il campo. C'è il placcaggio spagnolo, il tentativo anche di recuperare il pallone. Pellizzone in posizione praticamente di mediano di mischia, poi una carica con Dosi. Altro tentativo di trovare un po' di spazio da parte delle nostre ragazze di prima linea. Ora si gioca sul senso con il passaggio da parte di Nadia 5, che dovrebbe aver preso il posto a questo punto di Nicole Mastrangelo, autrice della meta azzurra. Trova un po' di spazio ancora Anna Carnevali. 5. Ancora un riciclo ravvicinato, ma la pressione spagnola si fa sentire. C'è un vantaggio perché il placatore non lascia mai la possibilità di liberare ora alle azzurre questo pallone. Proviamo a giocare velocemente dopo i due errori precedenti sui calci verso la linea di rimessa laterale. Buon inserimento ora di Pierpliu. 5, prova ad aprire con Catellani in posizione di prima ricevitrice. Ancora una carica azzurra, buon ritmo adesso per le ragazze di Diego Sacca. Pellizzone in posizione di mediano di mischia, il piede di Catellani, la sua compagna di reparto, che trova sguarnita la linea difensiva spagnola. Deve tornare indietro Ruiz, adesso può salire la nostra pressione per mettere a terra a pochi passi dalla linea di metra la ragazza spagnola. Adesso la Spagna deve praticamente risalire tutto il campo. Provano a calciare, viene stoppato. Purtroppo l'Italia rende più semplice le cose con un fuorigioco alle ragazze iberiche. Tutto quello che non serviva adesso alle giocatrici di Diego Sacca. Avevano bisogno semplicemente di mantenere un po' di calma e di mettere pressione alle spagnole. Invece può liberare Blanca Ruiz, trovando anche un'ottima rimessa laterale. Ben fuori dai 22, quasi addirittura all'altezza dei 10 metri. Nonostante il vento che sembra in questo momento a favore delle azzurre, almeno a giudicare dalla bandierina di Miriam Della Rubia, l'assistente dell'arbitro Lorena Martinez. Altri cambi lato spagnolo. Lancio in touche, si va dietro verso Beatriz Rivera, ma viene giudicato non dritto. E allora opzione per le azzurre adesso tra il nuovo lancio e la mischia, con Capitan Fent che decide di andare al lancio. Almeno questa sembrava invece per un attimo l'intenzione. Si cambia idea con una mischia. Arrivano anche gli ingressi di Ilenia Marcheggiani, altra ragazza della franchigia delle Spartan Queens di Montegranaro, e Francesca Celli, a sua volta altra ragazza della Rugby Feltre. Forze fresche ancora una volta per la mischia, pronta all'inserimento Nadia 5, che gioca invece con l'Amatori Napoli. 3 minuti alla fine del tempo regolamentare, con l'Italia ancora sotto 10-5. Questo primo test under 20, e viene girata la mischia spagnola, classica vittoria against the head, come si dice nel mondo anglosassone. Carica con Martina Marquez, l'autrice della prima meta, poi andiamo direttamente a terra, il tentativo di recuperare questo pallone. Allora ancora un calcio di punizione per la Spagna, con Blanca Ruiz che andrà verso la rimessa laterale per riportare sull'altro lato
squadra iberica. Con il lancio a favore. Che sarà affidato alla numero 16, Araceli Baena. Serie di cambi naturalmente da una parte e dall'altra per favorire l'ingresso di forze fresche, ma soprattutto per verificare le nuove giocatrici. Come detto più volte, un'occasione d'oro per testare le forze nuove della pallovale femminile delle rispettive squadre. Spagna che prova a giocare al largo, ancora con un inserimento dell'estremo Camacho, l'autrice della seconda meta, che per ora sta decidendo questo match e che è sicuramente stata tra le più propositive. Pallone ancora alzato, cambiato anche il mediano di mischia spagnolo. Dovrebbe essere ora Tronteghi, che osserva la situazione e prova di nuovo a alzare verso Beatrice Rivera. Sempre Toronteghi, il pallone a disposizione ora, che viene allargato verso Ruiz, compagna di reparto Rodriguez, e poi ancora Abril Camacho, scatenata la linea delle tre quarti spagnole, scusate, con Abril Camacho davvero tra le migliori in campo. Calcio di punizione ancora per la Spagna, che verosimilmente chiuderà in attacco anche questa partita grazie a questa occasione. Italia che si è vista in alcune cose interessanti, soprattutto all'inizio del secondo tempo. Buona anche la reazione dopo la meta proprio di Camacho con la marcatura di Mastrangelo, ma Abril Camacho decisamente candidata principale al ruolo di miglior giocatrice in campo quest'oggi. Con lei sicuramente molto bene anche Sara Rodriguez e Blanca Ruiz. Una linea di tre quarti spagnola davvero interessante, anche grazie ai palloni di qualità garantiti da una buona mischia comunque, soprattutto nel primo tempo con Eder Garcia, che ha fatto un po' impazzire la nostra Anna Carnevali, costretta anche a rimediare un cartellino giallo. Altri cambi in arrivo per le azzurre. A questo punto Diego Sacca dà spazio a tutta la panchina, possibilmente con gli ingressi anche di Susanna Logoteta e Madalio. E Erika Campigotto dovrebbe essere rimaste le uniche giocatrici ancora in panchina. È entrata proprio Erika Campigotto, altra giocatrice dalla storia estremamente particolare. Lei che è tornata appena un paio di settimane dopo un intervento delicatissimo al cuore nel 2019 a giocare, grazie a una grandissima forza di volontà, proprio la determinazione di tornare sui campi da rugby. Per la giocatrice del rugby Feltre, provano ad allargare ancora le spagnole, di nuovo con Rodriguez e poi Marquez che perde il pallone in avanti. Arriva il fischio dell'arbitro. Mischia per l'Italia, che manda dentro adesso proprio Emma Dalio, come detto, giocatrice del Valsugana. Spazio un po' a tutta la panchina da parte di Diego Sacca. Con un'introduzione per Nadia 5. C'è ancora spazio quindi per giocare in questa partita. Nonostante sia già scoccato il 70° minuto, vedremo se è un problema ancora di comunicazione sui tempi da parte dell'arbitro, come era avvenuto nel primo tempo. Calcio libero però per la Spagna, perché l'Italia non spinge in maniera corretta. Sono addirittura 10 metri e la Spagna decide di provare una mischia per chiudere in attacco questa partita, che verrebbe da dire sta conducendo in maniera meritata. Nonostante la buona prova naturalmente delle ragazze azzurre, il centro sportivo dell'Union Santa Boiana, come vedete sullo sfondo, periferia di Barcellona, Catalunya, avanzamento spagnolo, poi la palla aperta da Torrenteghi, Ruiz non riesce ad arrivare sul pallone, passaggio poi per Miranda,
cerca il sostegno di Camacho ancora una volta, deve poi andare a terra. La giocata arretrata ancora con Blanca Ruiz, cerca di liberarsi Marquez, portata fuori. Vedo che controlla ancora il cronometro, però sembra intenzionata a continuare a lasciar giocare. Noi ci affidiamo naturalmente alla grafica che ci arriva dalla regia spagnola, che probabilmente a questo punto non sta tenendo conto del tempo effettivo di gioco. L'unica soluzione che ci viene da pensare. Cambi in arrivo ancora anche da parte spagnola con Natalia Gomez e Jade Carduat. Cambi anche davanti con l'ingresso di Carla Moraleda. Anche Aroa Gonzalez dà naturalmente spazio a tutte le sue ragazze. Forse si poteva aspettare anche un po' più di minutaggio, probabilmente comunque la voglia di giocare una partita vera da parte di entrambe le nazionali. Ancora un calcio libero per la Spagna. Disciplina che non ha sicuramente aiutato le azzurre in questa sfida. Ma comunque si sono viste, come detto, cose positive, soprattutto all'inizio del secondo tempo e nella reazione dopo la meta di Abril Camacho con la marcatura di Nicole Mastrangelo. Sicuramente saranno state annotate da Diego Sacca e da tutto lo staff tecnico azzurro questa trasferta spagnola, che ricordiamo ancora una volta è la prima storica apparizione della nostra nazionale Under 20. Ancora da sistemare le cose tra le prime linee. Con un'introduzione quindi per Arianna e Toronteghi. Palla che arriva fuori e poi il tentativo di inserimento di Miranda, palla che esplode e viene recuperata dalle azzurre. C'è il fischio dell'arbitro perché c'è ancora un fallo, credo precedente, da parte dell'Italia. Semplicemente viene fischiato appunto lì in avanti, allora sarà una mischia azzurra. Si continua a giocare, quindi a questo punto direi che il cronometro che ci viene proposto dalla regia spagnola non è molto attendibile. Introduzione azzurra che sarà affidata di nuovo a Nadia 5, vediamo di mischia dell'Amatori Napoli. Buona spinta azzurra, poi 5 subito ad aprire verso Pellizzone che trova un po' di spazio. E allora proviamo a muovere le gambe della nostra linea veloce, ora con Michaela Pirpiliu. L'arbitro ancora una volta ferma il gioco, probabilmente per un passaggio in avanti. Non sembra decisamente intenzionata a porre fine a questa contesa. Ancora cenno di intesa ora con la sua assistente, forse proprio sui tempi di gioco. Mi è sembrata quasi indicare un 1, quindi forse un minuto mancante. Andremo a capire naturalmente se così sarà, ma per il momento ci godiamo naturalmente questa sfida tra Spagna e Italia delle due selezioni Under 20. Avanti la Spagna 10-5 con le mete di Martina Marquez e Abril Camacho e poi la replica azzurra con Nicole Mastrangelo. Blanca Ruiz, poi Miranda cerca di aprire al largo proprio verso Abril Camacho, passaggio che non arriva in maniera corretta, ma bravissima all'estremo della Spagna a recuperare e riciclare all'interno. Palla poi rubata per un attimo dalle azzurre, recuperata di nuovo dalla Spagna ma in maniera irregolare. Arriva il fischio con l'Italia che prova a ripartire subito in questi ultimi istanti con Arega Spelizon. Il suo calcio a seguire costringe le giocatrici spagnole a tornare indietro, ma riesce comunque nel recupero Izaguirre. Ancora una carica adesso con Beatriz Rivera. Calcio di punizione di nuovo per la Spagna. Una placatrice che non rotola via.
Che controlla di nuovo il cronometro, ma di nuovo non sembra intenzionata a fischiare la fine. E invece eccolo qui il calcio fuori da parte di Blanca Ruiz. Finisce qui la partita, vince la selezione under 20 della Spagna per 10-5. Comunque una buona prova anche delle ragazze azzurre, considerando, di nuovo lo ribadiamo, che si tratta della prima uscita ufficiale da parte della selezione allenata da Diego Sacca. C'è naturalmente un po' di scoramento e di delusione nelle file azzurre, però c'è anche da essere soddisfatte con le ragazze spagnole che organizzano già il corridoio splendido, naturalmente gesto finale della formazione vincitrice iberica per 10-5, come vedete nella grafica della regia spagnola, e azzurre che naturalmente poi replicheranno come nel miglior spirito rugbistico a loro volta, accogliendo le vincitrici della Spagna guidate da Beatriz Rivera, prese ragazze fuori dalla formazione, possono naturalmente festeggiare nel migliore dei modi ora davanti al pubblico di Barcellona, con anche tanto di applauso e tutta la gioia delle ragazze spagnole. Però ribadiamo, anche l'Italia può essere sicuramente soddisfatta in questa prima uscita. Finisce 10-5 questo match storico. Vi ricordo di nuovo alle 17 ci sarà la partita tra le due selezioni maggiori di Spagna ed Italia. Questo match vinto dalla Spagna al primo round per 10-5 con le mete di Martina Marquez e Abril Camacho. Per l'Italia la prima storica meta porta la firma del mediano di mischia dell'Unione Capitolina, Nicole Mastrangelo. Momento anche di godersi la standing ovation del pubblico di casa per le ragazze spagnole. Vi lasciamo in compagnia dei momenti salienti di questa partita con le mete di Marquez, Camacho e Mastrangelo, e poi delle interviste finali. Noi ci ritroviamo alle 16:50 per la sfida tra le due nazionali maggiori di Spagna e Italia, sempre qui dallo stadio Baldiri Aleu di Barcellona, casa dell'Unione Sportiva Santa Boiana. Yo soy Elena Lanuza y como siempre ha sido un placer. No se olviden que a las 5 tienen otra cita con la selección, esta vez en Televisión Española, en Teledeporte, con el equipo senior que se enfrentará de nuevo a Italia. No se la pierdan y muchas gracias.